E dalle fogne torniamo a Gravity Rush. Dunque, che cazzo facciamo? Ho 17 gemme. Prendiamone qualcuna in più. Casco malamente. Merda. Ok, dunque. Ora selezioniamo una missione. Saliamo, 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 saliamo. Prima che scade, dai, 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 dai. Cazzo. Ok, salve. Salve, salve, Sid, salve. Sei di riposo oggi, cosa? Quasi non ti riconoscevo. Questo è bello. Hai davanti il nuovo membro dell'unità speciale. Sono un investigatore. Sul serio, è una cosa bella. Non l'ho letto, ma chi se ne fotte? Ho letto il giornale. Già, ancora una volta il tuo tempismo è perfetto, mi serve il tuo aiuto. Questo caso potrebbe fare da trampolino alla mia carriera. E così io faccio, tu mentre tu prendi la gloria. Non è un caso come gli altri, dobbiamo trovare un supercriminale. Alias, già pregusto il mio bonus. Non temere, ti ricompenserò e perfino un piano per acciuffare il ladro. Allora, Ugh. Bene. Ora capisco perché non risponde alla mia chiamata. Forse piantala di fare il cascamorto. Cosa? Con lei? No, sono un amico. Torno al lavoro. Noi stiamo giocando. Questa è una cosa seria. Signor sì. Cos'è? Basta! Dobbiamo trovare sta cosa. Bip bip. Sono sì, dirigiti sul tetto. Minchia, abbiamo pure il telefono ora. Buono. Andiamo sul tetto. Dai. La canzoncina militare. Superare la polizia. La polizia è stata, se ti avvicini troppo a un ufficiale il tuo livello di rispetto aumenta, allontanati prima che il livello... Vabbè. Dobbiamo fare anche Hitman a quanto pare. Andiamo di qua, siamo abbastanza furtivi. Siamo furtivissimi. Ci hanno visto. Penso che ci fa ricominciare. Sì. Esattamente. Siamo furtivi. Come dicevo, siamo furtivissimi. Per arrivare a le coste dell'isola. È quello che stavamo facendo. Ok, perfetto. Siamo sulla chiesa. Perfetto. Bip bip, sì, cosa c'è? Riesci a vedere il parco lì sulla cima della statua a forma di pesce giunta alla sacra gemma che sto cercando, Alias. Quella gemma protegge la città da tempo in memoria. Non possiamo perderla adesso che ci sono le tempeste. Le leggi hanno un gran potere, ma non mi dire, è così importante. Quella che hai davanti è una gemma falsa che ho fatto io. Cercherò di creare un diversivo per distogliere l'attenzione della polizia. Aspetta, sta scherzando. Il piano di Sid è terribile. Benissimo, dobbiamo fotterci la gemma, a quanto ho capito. C'è un rumore che proviene dal bosco, forse Alias. Sid sta attirando la loro attenzione. È il mio moment. Da quella parte non ci sono molti poliziotti, potrei provare a passare da lì. Hai ragione. Se arrivo dall'alto mi vedranno, quindi dobbiamo arrivare dal basso. Dai. Forza, forza, forza. Scambiamo sta gemma e via. Come delle faine. Vorrei che inquadrassi però mentre... Vabbè, devo guardare le gambe. Bip bip. Ho scambiato le gemme, eccellenza, sapevo di poter contare su di te. Ora portami le vere gemme qua nel bosco. Ufficiale di guardia stanno andando... Ciao. Vorrei che prendesse la questione più seriamente. Vabbè. Incontra Sid nel bosco. Come Sid? Sono stata brava, occhi di gatto. Ottimo lavoro, Kat. Scambiamo la gemma con quella. Scambiando la gemma vera con quella falsa, nessuno avrà la minima idea di cosa sia successo. Sarà il nostro piccolo segreto. E adesso che cacchio facciamo? Ah, dimenticavo, giù al porco dando una festa pazzesca. Sarebbe un peccato se la perdessi. Tutto qui. La stella di Super Mario. Sid. Che cazzo succede? Hanno accoppato Sid. Ma che cazzo? Benissimo, il nostro piano è andato a farsi fottere. La mia testa. Che cosa sta succedendo? Prima sei qui, poi non c'è più, adesso sei lì. Un momento, ti stavo aspettando tutto e tutto, mi sono trovato steso per terra. Allora, l'altro te era Alias, perché se così fosse, io ho appena dato la gemma sacra. Non va bene per niente. Come potevo sapere che non eri tu, avevo la tua faccia.
Bip bip, sono Sid. Dove sei, fannullone? Torna subito qui. Nevi stanno arrivando. Capo, capo, rispondi. Questo è successo male, molto male. Dobbiamo tornare al parco. Ok. Senti la canzoncina d'action. Senti la tensione. Stai buono tu, vieni qua. Non abbiamo paura, ci sono anche i volatili, vedo le ombre. Ok, dai, stiamo andando abbastanza spediti. Vai, vai, maledetto. Ok, dai. Dai, che flop gigantesco di nuovo. Vita. Uccidiamo questo per terra prima, dai. Grandissimo. Glielo diamo un calcione, che di... Ma perché fa così? Dai, girati. Oh, vedi, non era difficile. Ce l'abbiamo fatta a uccidere i Nevi. Denta sudura. Oh, tutto il pubblico abbiamo intorno. Salve. Quei nevi hanno avuto una lezione. Non c'è bisogno di ringrazio. Cosa avete da guardare? Adesso ci arrestano sicuro. Oh oh. Aspetta, posso spiegarti? Vedi io? Calmati, niente panico. Tieni, apri bene. Ucucubue è dolce. Esatto. Alex ha scambiato la gemma con quella gigantesca caramella. La ragazza è in combutta con lui. Non può reagire da solo. Beh, no, in realtà lei è una complice. Portatela alla centrale. Ehi, capo, non credo che lei abbia a che fare con Alias. E perché mai? Se fosse complice del tizio, perché sarebbe qui adesso? Perché ci avrebbe aiutato a combattere quei mostri? Se non fosse stato per lei, adesso saremmo morti. Lasciatela in pace, ci ha aiutato. Non tiratela in mezzo, bla bla bla. Dobbiamo trovare Alias prima ancora. Potrebbe ancora essere nei paraggi. Puff. Setacciate la zona, dovete trovare Alias. Niente scuse, muoversi. Hop hop, grazie, Cat. Dopo tutto ciò che è successo, ricorda bene la gente di Hexville che si è schierata in mio favore. Mi sentivo ancora una straniante, la straniera, ma cominciava a piacermi. E questo era il tizietto. Sarà meglio che ti prepari per bene non o non sopravvivere al nostro prossimo incontro. Povera regina. La mia reputazione sta aumentando, livelli massimo. Per favore, quanto veloce scrivi, però. Va bene, figlioli, questa era l'altra, la terza missione di Gravity Rush, terza missione principale. Vedremo come andrà a finire. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!